Ciao e benvenuti a un nuovo video. Spero che siate più o meno contente come me, ma anche se la temperatura sembra reggere e quindi siamo fuori in esterno, ragazze, il primo calendario dell'avvento di quest'anno e ovviamente non potevamo che non partire con ESOS, visto che ci collaboriamo. Allora, non l'ho aperto assolutamente, ha ancora la fascetta dove dietro ha gli spoiler, ma noi questo lo facciamo sparire subito. Questo è il calendario. Ok, andiamo di prezzi. Allora, il prezzo è di 110 euro, ma ho visto che è scontabile con gli sconti anche a 88, mi sembra 89, comunque già scontabile. Dunque, si presenta così. Qui andiamo ad aprire e qui abbiamo alcune caselline e le altre le abbiamo nel cassettino qua sotto, quindi è così. Siamo. Ma non so se qui riesco ad appoggiarlo, aprirlo. Ok, vedremo strada facendo. Io direi di prepararci un po' la carta, perché carta ce ne sarà, e di iniziare ad aprirlo per vedere se vale la pena questo calendario finché è disponibile online. Allora, intanto, per chi non volesse spoiler, qui adesso c'è il minutaggio con cui potete andare direttamente perché vi do le considerazioni finali senza spoiler, senza mostrare niente. Quindi andateci ora se volete solo le considerazioni finali. Per tutte le altre iniziamo ad aprirlo. Allora, le caselline sono coloratissime. Nella parte di sopra ci sono queste e noi partiamo con la 1. Ci sono due file, no, in alcune due file, in alcune no. Ok, andiamo con la 1. Troppo contenta. E partiamo con Iconic illuminante. Ok, proprio piccino, è piccinissimo, però non so neanche da quanto sia, però lo conosco già dagli altri anni. Se non sbaglio, Look Fantastic o qualcosa del genere. E di questo, guardate, con una puntina, cioè basta proprio una puntina. Bello, bello, ci piace. Iniziamo a metterli qua per non perderli. Ok, andiamo con la 2. La 2 è sigillata, mentre l'altra aveva l'apertura, questa bisogna proprio romperla per aprirla. Ok. Herborian Skin Therapy, 17 super ingredienti, olio da notte multi perfezionatore 10 ml, Herborian, ottimo marchio. Andiamo a vedere il prodotto ed è questo. È un olio da notte da 10 ml, quindi è anche un bel formato. Che buon profumo. Proviamo l'olio. Se io testo tutti i prodotti arriverò alla fine. Un olio ma non troppo oleoso, è abbastanza secco, ci piace. Ok. E intanto per un pochino mettiamo qua, poi dopo vediamo. Andiamo avanti con la 3. La 3 è qui. La 3 è bella grande, anche questa si apre così. Ok, e nella 3, oppala, Rituals of Ayurveda Body Scrub. Stavo giusto finendo uno scrub per il corpo, sempre da Rituals, di Rituals of Sakura. Quindi perfetto. L'altro no, ok, questo ha la chiusura ed è un 125 grammi, quindi direi che è un full size. Peccato che non si sente il profumo. Non si sente il profumo purtroppo, però è fantastico. Ok, e intanto andiamo a appoggiare qua. Sapete che come al solito io devo togliere le scatole. E andiamo con la 4, che invece è piccolina e si apre così. E abbiamo Maling più Goetz, non so cosa sia. Lip Moisturizer idratante per labbra 10 ml, quindi full size. Un balm idratante sigillato per le labbra, sempre comodo. Magari se ve lo faccio anche vedere. Ok,
questo da tenere anche in borsa è sempre comodissimo. E andiamo con la 5. Non ci ho preso ancora la mano, questa va aperta tutta, ma se andiamo avanti di questo passo, io domani sono ancora qui con il calendario dell'avvento. Su via. 5 e ah beh, c'è tutti gli anni. Invisibubble, Style Icon, il crunchy della Invisibubble, però quest'anno mi sembra carino perché è in velluto, carino. Sapete che io lo tengo per tutto autunno e inverno in questa posizione perché poi vado a legare i capelli quando mi serve. Bello, diverso dall'anno scorso, mi piace. Sì, esatto. È qui con me a fare il video, ma poi dopo sente le voci ed è quindi abbaia. Tutto normale. Ok, mi piace, questa mi piace. Andiamo alla 6, sono in ordine, quindi è facile, non ci si sbaglia. Questa è così lunga. Sono un po' emozionata di questo video. Coda lì, e questo è un full size vino pur gelé nettante purificante. È un detergente purificante in gel da 150 ml full size. Mi piace e li uso. Per adesso sono assai contenta dei prodotti, sinceramente. 7 piccoline. Ok, non lo conosco. Sa Cha Juan, eye repair trattate, maschera riparante da 30, riparatrice, scusate, da 30 ml per i capelli. Non la conosco, ma è una maschera. Sì, sigillata. Ok, anche questa da provare. Mi stanno piacendo questi prodotti, devo dire la verità. Allora, andiamo alla 8. Che è grandina, così. Non so perché alcune hanno la chiusura e altre devo strapparle. Una candela Neom Bedtime Hero è agrumata, camomilla, ylang e cedarwood. Oddio, cos'è cedarwood? Legno di cedro? Potrebbe essere? È buona ed è così. Mi piace molto. Ecco, questa invece la tengo dentro la scatolina per non rovinarla al momento e la chiudiamo. E molto contenta. E andiamo alla 9, che invece si apre così con le alette, o come piccolo. Good Genes. È entrato qualcos'altro della Good Genes? No. No. Acido glicorico, Clean Purified Glycolic Acid, Deepening Esfoliante and Repair. Non so cos'è. Acido, si era l'acido glicolico, ma così? Applicare mattina e sera, mattina o sera. È un siero esfoliante. L'acido glicolico. Ma non lo so, andiamo a vedere meglio le istruzioni. Comunque sia, è un 5 ml. Potrebbe essere buono, ma non lo conosco. Non lo conosco, non ho capito cosa. Se è un siero esfoliante è per una volta. Però applicare mattina o sera, quindi. Allora, aspettate perché qua sto già perdendomi nella carta. E andiamo alla 10. Dio, si sta suicidando il calendario. 10. Elf. Pennello da blush, dicono. Andiamo ad aprirlo. I pennelli della Elf sono sempre stati molto validi. Questo è bello morbido, full size. Ci piace, ci piace. Niente di che, ma sì, almeno è di qualità. Qui va bene per il blush, va bene per l'illuminante. È versatile, è multiuso. Andiamo alla 11. Oh, questo è piccolo. Cetaphil Moisturizing Lotion Normal and Dry Sensitive Skin. Ok, per pelle secca e sensibile 29 ml, perché 30 sarebbe stato troppo. Not for result, quindi è un campioncino. Il campioncino lo potevamo anche evitare, però da viaggio.
da viaggio. Ecco, questo lo metto in un'altra posizione perché poi quando segnerò, quello lì, proprio un campioncino. 12. 12 abbiamo, Philip Kingsley e la Stitzer, Adelastic and Bone. Dà elasticità ai boccoli e ai ricci. Non è adatto al mio tipo di capello, ma è un prodotto e Philip Kingsley mi piace come marchio. Oltretutto questo è un 40 ml, quindi è un travel tutto rispetto. Ok, ma non è adatto al mio tipo di capello, ma non lo potevano sapere e comunque è un marchio valido che ha anche un suo prezzo, quindi ci sta. E andiamo alla 13. Dottor Barbara, sì, Sturm, Face Cream, Made in Germany, Molecular Cosmetics. Ok, che cos'è? Face Cream, è una crema viso con molecole cosmetiche, è una crema viso da 20 ml, chiusa. Andiamo a vederla. Di questa sono curiosa di andarla a vedere. Allora, questa, oppala, ha un pack molto minimale e la crema è leggera. È leggera e quasi quasi da mettere su in questa stagione perché non è. Face cream. Non è pesante, è abbastanza leggera, è abbastanza fluida e quindi la metterei su in questa stagione. Ok, altro marchio che non conoscevo e che ci può piacere da provare, perché no? E andiamo con il 14. Il 14 Revolution. Ok, è un Glaze Lip Oil with Cherry Seed Oil. Ok, è un lip oil con acido ialuronico e olio di semi di ciliegia. Cerco di aprirlo se ci riesco. È un full size che ci piace. I lip oil mi piacciono soprattutto dopo i trattamenti o quant'altro. Se mai riuscissi ad aprirlo un attimo, ed eccolo qui. Classico, classico, mi piace questo applicatore enorme, sa un pochino di ciliegia, però è incolore. Ok, ci piace e andiamo con l'ultima casella di questa fila, che è la 15. E questa si apre e vedo dentro Ren, che già, ok, è un buon marchio. Brightening Dark Circle e Cream, è un 5 ml, quindi un travel size. Ma è un contorno occhi illuminante anti-occhiaie. Un full size piccin piccin, ma ok, Ren è un marchio super super costoso e quindi ci sta che sia piccino. Adesso come facciamo ad andare alla parte di sotto? La estraggo. E la mettiamo sopra, no, perché muore tutto. Ok, siamo alla 16. Come mi piacciono i calendari dell'avvento. Cos'è questo? Nella plastica. Made with 100% Recicle, contenuto riciclato e con scritto riciclami, tranquilla, io ti riciclo. Ok, che bellino. Arkme 50 ml The Good Habitat Hybrid Oil per capelli. Olio ibrido per capelli? Con baobab e olio di jojoba per un effetto idratante ultra leggero. Applicare sui capelli ancora umidi. Ok, ma è
carino, cioè è bellina la confezione, questo qui, scusate, è carino, senza farci diversi pump. Io devo capire questo olio ibrido. Mamma mia, ho fatto un poccio, ho fatto un poccio, ho fatto un poccio. Ho fatto un poccio. Allora, era nella scatola perché probabilmente se per caso trasudava l'olio e noi lo rimettiamo qui. Sì, non è olio, guardate, cioè è fatto a olio, ma è profumato oltretutto. Ha una texture che si sente, quindi ce ne vuole poco. Non unge, ecco, la particolarità è che non unge. Noi andiamo a togliere con una salvietta perché se non posso tenerle mai. Ma perché faccio questi pocci? Domanda da un milione di 18, 18, la 18, una scatola enorme per un cosino piccolino. Questo è il Deep Sleep Pillow Spray, lo conosciamo, di Teasworks, che è comunque sempre comodo ed è un 10 ml, sempre molto utile. Quello spray è naturale per rilassare e aiutare a conciliare il sonno. È un 10 ml, quindi un bel formato, credo che sia un full size. E se non è un full size, è comunque un travel size di tutto rispetto. Quindi ci sta. 19, ma siamo già alla fine, non mi ricordavo più che erano 24. 19, anche questa mi piace, l'ho già trovata, ma mi piace. È Ultra Repair Cream, questa è la crema ultra riparatrice e quella per... Ah, no, questa è per la pelle. Avevo trovato di questo marchio quella per le mani, mi è piaciuta molto. Questa è per il corpo, è un 28,3 grammi per pelle secca e sensibile. Allora, questa non l'ho provata, ma quella per le mani è di First Aid Beauty, FAB, insomma, mi era piaciuta molto. Quindi, perché no? Ora mi ricordo perché 24 caselle, perché dopo un po' finisco la voce. 20. No, 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 cosa sto facendo? Abbiamo dimenticato la 17, ragazze. Beh, meglio così non vi ricordate quali sono, in che ordine sono. La 17, The Ordinary, oltretutto un full size, io me la stavo dimenticando, insomma, non si fa. Natural Moisturizing Factor AHA. Surface Hydration Formula 30 ml, è una crema idratante con acidi, amines e lipidi ed è un full size Natural Moisturizing Factor. È una crema, vero? Oddio, ma perché vi dico queste cose? Applicare prima il siero e secondo il bisogno per ottenere un'idratazione efficace. In caso di idratazione, cessare l'utilizzo. Ok, la proviamo. Credo che sia una crema. Un siero idratante. Hydration It Will. È un olio idratante. È un olio idratante, non una crema. Ok, e lo proviamo sicuramente. E poi a questo punto possiamo andare alla 20, anche perché stanno arrivando le zanzare, da come si può notare. 20, eccola qui. È un full size Grove Alchemist and Cream, crema mani, vaniglia e arancia. 65 ml, quindi un full size ed è fatta così, proprio nera. Però vaniglia arancia mi piace. Dai, apriamola. Apriamola. Vaniglia arancia è super autunnale, invernale.
Sì. Sa di arancia con un retrogusto dolce. Questa la metto su subito perché mi piace assai. E poi è un full size. Ok, 21. Alla 21 abbiamo Elemis. Ma va? Se non la trovavamo almeno una volta, non eravamo contenti. Pro Collagen Marine Cream, una crema idratante da giorno. È un 15 ml. Sì, ho beccato le zanzare. Ed è a ottobre, ci sono ancora le zanzare. Ok, 15 ml crema idratante. Sì, ok. Per me è un marchio molto caro che è equiparabile ad altri molto più economici. Quindi è valido, ma è troppo caro per i miei gusti. Andiamo alla 22. Elemis non lavorerà mai con me. So, 22 l'ho distrutto aprendolo. Ok. Ci sta, abbiamo dato molto skincare e poco make-up, che va bene perché è più inclusivo. Questo è della MAC Fix Più Stay Over, è il fissante setting spray ed è un 30 ml, quindi di tutto rispetto. Ci piace, ci piace assolutamente. Ho paura che il postino venga da me. No, non viene da me. Meglio così. E questo ci piace molto. Poi dopo abbiamo la... Ragazzi, sotto la 24 c'è la 25. Non lo sapevo. 25 caselle. Bene, mi piace molto. Andiamo con la 23 però. La 23... lo troviamo in tutti i calendari questo. Ma va benissimo perché io l'adoro. Non la compro mai perché è sempre nel calendario. Brazilian Bum Bum Cream della Sol de Janeiro. Travel size, ma fantastica, 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 fantastica. Ne ho tante perché nei calendari le troviamo sempre. Questa è un 25 ml. A questo punto io non la compro mai perché ovviamente non la riesco ad aprire. Perché non la riesco ad aprire? Va bene, l'aprirò una volta che mi sarò pulita le mani, magari dagli oli. Comunque è fantastico, fantastico. Ci sta. Andiamo alla 24. Ci restano due caselle, 24 e 25, quindi non ci deludete, mi ha già deluso. 24. Physical Sisters. Le Gua Sha. Va bene, non mi piacciono, non apprezzo questo tipo di prodotto. Ad alcune piace molto, quindi va bene. Per tutti i prodotti viso che ci sono, ok. Ti prego, 25, sei l'ultima, non mi deludere. Non mi sta deludendo. Non mi sta deludendo. No, 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 proprio per niente. Charlotte Tilbury. Pillow Talk Dream Luxury Palette. Andiamo ad aprirla. Bella, lussuosa, sicuramente. Quattro colori, ma salve. No, a vederli. Uno, due, 3 e 4. Gli shimmer sono una cosa bella. Bella, 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 semplice, va benissimo da portarsi dietro, anche però bella, 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 bella. Direi che abbiamo concluso effettivamente con il botto. Sì, non me l'aspettavo, ma sì. Ora ci andiamo a pulire completamente. Ok, perché non facciamo spoiler di nessun tipo. E rimetto via e andiamo a concludere. Concludiamo. Quindi,
anche per chi non ha visto il calendario. Pronti? Allora, eccoci qui. Se non avevate voluto vedere il calendario, senza spoiler, ora vi dico le mie impressioni. Lo abbiamo completamente finito, e si vede anche dal livello di carta che ho qui davanti. Cosa dire? Intanto che 25 caselle, quindi bello, bello anche questo fatto. Guardando quello che ho qui davanti, vi posso dire un bel calendario. Molta skincare, pochissimo make-up, quel poco che c'è è super inclusivo, quindi adatto a tutte. Devo dire che ci sono tantissimi marchi anche da provare perché tanti non ne conoscevo. Quei pochi che già conoscevo o che tutti gli anni ripropongono il prodotto è comunque un ok perché uno mi piace tantissimo, l'altro lo troviamo ovunque, ma comunque ci sta, è ok. Direi che le caselle che non mi sono piaciute del tutto sono due che non mi sono piaciute, due che non mi sono piaciute, perché tre? Una perché è un campioncino, bello grande, ma è un campioncino. Una perché è un prodotto che io proprio non concepisco, anche se alcune persone lo usano, quindi sono io che non mi piace, e il terzo perché non è adatto al mio tipo di pelle, però questo ci può stare perché la mia pelle è mista, la vostra può essere secca e invece è un prodotto fantastico, quindi solo facciamo due che non mi piacciono, due proprio no, una perché non lo concepisco e una perché è un campioncino. Per il resto tutto fantastico, con molti marchi da testare, da provare, da sì, mi è piaciuto, un bel calendario. Allora, direi che abbiamo iniziato col botto. Fatemi sapere voi quali altri calendari vi possono interessare, che mi organizzo. E dico sempre questo è utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!